Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: dopo il gesto plateale del suo fidanzato, Sophie Codegoni ha dovuto fare i conti con le critiche. Nelle ultime ore, però, ha segnato un punto, diventata famosa soprattutto grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Sophie Codegoni nelle ultime ore è al centro del gossip di tutta l'Italia. Dopo l'esperienza sul trono di Maria De Filippi, la giovanissima modella si è concessa al GF VIP, uno dei reality show più invasivi di sempre, che ti punta le telecamere addosso 24 ore su 24. Qui, nonostante ciò, è riuscita a trovare l'amore in Alessandro Basciano, il quale, sul red carpet di Venezia, le ha chiesto la mano. Se fino a qui la storia è commovente, a questo punto della vicenda si apre la bufera di critiche che il gesto di Basciano ha scatenato su di sé e su Sophie. Tra queste, è arrivata una anche da parte di un noto volto della televisione, senza mezzi termini, però, Sophie l'ha asfaltata. La proposta di matrimonio ricevuta da Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia ha fatto chiacchierare tutta l'Italia. Sebbene i fan della coppia, i cosiddetti basciagoni, siano letteralmente in brodo di giuggiole dalla felicità, in realtà la proposta ha ricevuto più critiche che applausi. Secondo molti, infatti, ciò che Alessandro ha fatto ha tolto l'attenzione dalla vera anima del festival, cioè il cinema. Tra le diverse critiche c'è anche una di Patrizia Pellegrino, che ha scritto: "Sì vabbè, sul red carpet di Venezia. Che show". La stessa, però, sul post ufficiale dei due ex Geffini aveva espresso tutt'altra opinione, scrivendo: "Evviva l'amore". A Sophie Codegoni non è affatto sfuggito questo piccolo dettaglio e l'ha subito fatto notare, commentando con aspre parole questa incoerenza. Secondo Sophie Codegoni, infatti, nessuno può giudicare la sensazione di tutti secondo cui il gesto di Alessandro sia esagerato e fuori luogo. Ciò che però non le è piaciuto è l'incoerenza. Il problema emerge nel momento in cui commenti sotto un post di una cattiveria atroce dando ragione a quella persona dicendo che facciamo show per poi venire sotto al mio post dicendo evviva l'amore, ha sentenziato. L'ex Geffina si è quindi poi lasciata andare rinnovando le parole dette proprio dalla Pellegrino, che inneggiavano l'amore. Patrizia Pellegrino, dal canto suo, ha quindi risposto: "Evviva l'amore ed io non sono mai stata e mai sarò contro l'amore, e mai contro di te che sei un bellissimo fiore. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video".